serie delle interviste di Galileo TV. Siamo a Cimento 2024, sono Silvia Romano, International Affairs del Centro Studi di Galileo. Oggi ho il piacere di avere con noi di nuovo Alessandro Pedrazzi. Ciao Silvia. Business Development and Marketing Director di Imbraconidec. Ci siamo trovati a tanti eventi e tante fiere ed è per noi un grande piacere ritrovarci ogni volta per appunto aggiornare i nostri tecnici su tutte le novità che portate, che sono naturalmente sempre continue, però adesso mi vorrei focalizzare su queste ultime che presentate qua a Civenta e sempre con una grande attenzione all'ambiente, alla riduzione dei consumi, al risparmio, specialmente anche alla salute, alla salvaguardia dell'utente e del lavoratore. Quindi se possiamo fare un overview. Certo, beh, allora innanzitutto grazie dell'invito, per me è importante essere qua, noi collaboriamo spesso come Embraco col Centro Studi Galileo, quindi è bello essere qua insieme, grazie di avermi invitato, grazie della domanda, perché Embraco ha un progetto molto importante, sta continuando un progetto molto importante relativamente alla riduzione del consumo energetico, alla riduzione delle emissioni di CO2. Quindi brevemente noi portiamo diverse novità a questa Civenta 2024. Innanzitutto lanciamo un compressore R600 con un che si chiama Atom, focalizzato alla refrigerazione domestica, ma non solo. È un compressore rivoluzionario in termini di dimensioni, perché praticamente la metà equivale a circa la metà di un attuale compressore che noi vendiamo dal punto di vista di dimensioni e di peso per la refrigerazione domestica. Parliamo di passare da 4.5 kg a 2.5 kg. Quindi un beneficio importantissimo in termini di dimensione del compressore. Questo logicamente può essere eseguito solo grazie a un'efficienza molto elevata del compressore stesso, ha un doppio impatto positivo, quello dell'efficienza energetica e quello dell'utilizzo di materiali, perché utilizzando 50% in meno sostanzialmente di materiali si ha ovviamente un impatto diverso sull'ambiente. Certo. Embraco è stata pioniera e continuiamo a portare le nostre soluzioni per ciò che riguarda il propano, che rimane il refrigerante chiave per la refrigerazione commerciale, e quindi a Civenta abbiamo tutto il nostro portfolio di compressori on-off e variable speed rappresentati qua in propano. E direi che l'altra grande novità che presentiamo è il concetto dell'integrazione con l'elettronica. Certo. Cioè siamo arrivati in un momento storico che è veramente peculiare, credo. Certo. L'Embraco ha lanciato, prima è stata pionieristica in quello che è l'utilizzo dell'R290, è stata pionieristica in quello che è l'utilizzo dei compressori a velocità variabile, che hanno raggiunto un livello di efficienza molto alto ma difficilmente migliorabile. E quindi avere una fantastica macchina ma utilizzarla col limitatore rende, diciamo, quello che può, fa un bel lavoro ma potresti fare di più. E quindi noi abbiamo lanciato la nostra gamma di controllori che hanno la capacità di dialogare direttamente con il compressore a velocità variabile ma anche on-off in una maniera ottimizzata. Quindi c'è un dialogo diciamo speciale che noi chiamiamo SBS tra il controllore e il compressore, che riesce ad ottimizzare quelle che sono le performance del compressore utilizzandolo alla velocità migliore. Quindi questo è un concetto di diverso che mette l'intelligenza del controllore al centro, il compressore a velocità variabile e poi Embraco, no, grazie alla tecnologia di Nidec, ha lanciato anche una gamma di motoventilatori elettronici che rendono quindi questo concetto di ecosistema Embraco capace di adattarsi a quelle che sono le caratteristiche del sistema frigorifero, a quelle che sono le interazioni e a ottimizzare quello che è appunto i livelli di energia. Quindi sostanzialmente questa è la grande novità di Embraco e la definirei il terzo step, no? Dopo
pionieristico, se vuoi, dopo l'R290, il velocità variabile, il concetto dell'integrazione per elettronica sul sistema frigorifero. Quindi, come sempre, un'offerta completa e molto attenta. E abbiamo parlato appunto dell'aspetto pionieristico di Embraco, che effettivamente ci sta molto a cuore, perché noi collaboriamo da diversi decenni, anche grazie al vostro contributo per la formazione, non soltanto come attrezzatura che viene fornita, ma anche grazie al know-how e alle skills che avete sviluppato. Per esempio, il docente storico del Centro Studi Galileo è stato Marino Bassi, che è account manager di Embraco, appunto, e appunto sull'R290, quindi da tantissimo tempo abbiamo puntato su questo insieme per formare i tecnici per la loro sicurezza. Certo. Certo, tocchi un punto importante, perché hai detto abbiamo lavorato insieme. Credo che occorra continuare a lavorare insieme. Senz'altro. Perché? Perché l'R290 è stata un'implementazione che è stata fatta ed è ancora in corso, certo, per certi versi, step by step. Non è facile cambiare refrigerante nella refrigerazione commerciale, e noi l'abbiamo fatto per evidenti e chiari vantaggi dal punto di vista dell'utilizzo, per l'ambiente e per le performance del sistema frigorifero. Questo va di pari passo, come dicevo prima, con il velocità variabile. Adesso appunto dobbiamo continuare a fare questo tipo di condivisione generale delle informazioni su quello che è il perfetto utilizzo di queste macchine, come dicevo prima. Quindi l'arrivo dell'elettronica nella refrigerazione commerciale, o quello che si chiama il light commercial, è un concetto per certi versi nuovo, che non è nuovo per altri settori, sì, per esempio, no? Quindi, se prendiamo l'automotive, nell'automotive abbiamo periferiche che dialogano tra di loro da ormai 25 anni. Adesso è arrivato il momento di implementare questo tipo di implementazione, questo tipo di dialogo anche all'interno del sistema frigorifero. Okay, quindi questa è la prossima sfida che insieme in qualche modo dobbiamo affrontare. Perfetto, per noi sarà sempre come al solito un grande piacere continuare a collaborare e soprattutto a informare insieme. Grazie ancora una volta, Alessandro. Perfetto, grazie a te, Silvia.